io non è che la metto tanto sul problema capitalismo o non capitalismo, sinceramente a questo punto qui non me ne frega tanto la questione se sia una questione di capitalismo o meno. Qui non è una questione di capitalismo, qui è una questione da tribunale. Qui è una questione di delinquenza, di malversazione, si parte da questo. Cioè non si pone nemmeno la questione, non dovremmo nemmeno discutere dell'opera. Bisogna semplicemente conoscere la storia. Io spero che qualcuno ve l'abbia fatta conoscere con dei documenti. Se conoscete la storia, capite che non si arriva nemmeno a discutere. Perché è lì la questione di democrazia che voi dite. Se volete continuare ad avere una democrazia che fa queste cose, che fa delle opere perché deve accontentare qualcuno, lo sapete tutti, devono accontentare qualcuno. Allora, se accettate questo, se per voi questo paese deve andare avanti così e senza un governo, cioè un governo appunto un volto bianco, no? Perché non era capace a governare, e se vogliamo che vada avanti così, continuiamo a far fare queste cose. Perché lì la questione di democrazia nasce prima, al di là, poi se volete andiamo a vedere tutte le barzellette nei vari progetti, le faccezze che sono state dette, ma non possiamo ripeterle ogni volta perché sono lì, sono documenti, le conoscete tutti. Ecco che allora non si pone nemmeno la questione sì o no, strategico. Ma chi è che può dire strategico? Chi è che continua a dire l'Europa? Facciamola finita. Io mi domando, ma vogliamo davvero esercitare la democrazia dal basso, che la democrazia è dal basso, o ripetere sempre degli ordini, degli slogan che arrivano vergognosi, perché tutti sanno che è così. Questa storia parte con tangenti legalizzate, 4% ci sono le dichiarazioni di un signore, porco cane, ma è tutto agli atti. Allora se ci si informa è impossibile, è una barzelletta questa, ponete la questione davvero ad indigni, la capisco, e allora perché ci si ostina a dire di sì, a dire che è importante? Io credo che su questa questione e altre in questo paese, ma questa è una di quelle rilevanti perché in questo momento difficile per il paese, 6 miliardi e 200 milioni sono una vergogna dati lì, io credo che qui abbiamo un'occasione per ripartire, per fare un'Italia diversa, forse anche dei raggruppamenti politici diversi, anche al di là delle vecchie ideologie, forse cominciamo a capire che bisogna costruire qualcosa di nuovo. Se no, ci ritroviamo sempre nello stesso fango di prima, con le stesse persone che faranno malversazioni, e che io non posso giustificare che a un certo punto ci partecipano tutti alle malversazioni. Allora bisogna dire sì, perché sappiamo che anche i nostri ci partecipano e forse ci tocca qualcosa. Bene, io credo che la questione è di etica profonda. Questo paese si salva se recupera un'etica che oggi non c'è. Quindi nemmeno discuterla. Dal punto di vista etico è già bocciato.